Ciao a tutti, oggi prepareremo i sofficini. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina 00, latte, burro, sale, uova, pangrattato aromatizzato e salumi e formaggio a piacere e besciamella. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale il latte. Il sale e il burro. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 5 minuti. Gradi. Velocità 2. Aggiungiamo la farina. E azioniamo il bimby per 1 minuto. A velocità 5. Il composto è pronto, risulterà granuloso. Trasferiamolo in un contenitore e lasciamolo raffreddare. Una volta che il composto si sarà intiepidito, andiamo a compattare l'impasto con le mani. Una volta che abbiamo compattato il composto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di passare al passaggio successivo. Il composto si è raffreddato del tutto, adesso lo stenderemo in una sfoglia sottile. Una volta steso l'impasto, con l'aiuto di una tazza da latte andiamo a ritagliare i sofficini. Vediamo col coltello. Posizioniamo il composto, iniziamo a farcirlo con un po' di prosciutto, della besciamella. E del formaggio. Andiamo a richiudere il sofficino. E proseguiamo così fino a terminare il nostro composto. Una volta formati tutti i sofficini, li passiamo nell'uovo e li paniamo nel pangrattato.
proseguiamo così con tutti i nostri sofficini. Una volta completata la fase della panatura, possiamo cuocerli in due modi: o friggerli in olio bollente sino alla quando non saranno ben dorati, oppure in forno a 180 gradi per 20 minuti circa. Andiamo a cuocere. Sofficini, grazie e alla prossima ricetta.